grazie a tutti, perché con questa questo incontro oggi diamo un segnale molto importante e concreto. La presenza del Consiglio regionale Lombardo a fianco delle tante donne, dei tanti nostri concittadini che lottano tutti gli anni contro un male terribile sul quale tanto abbiamo fatto come Regione Lombardia, e questo ci ha posto ai primi livelli non solo in Italia ma nel mondo su questo tema. Con le nostre 38 presto unit, con i nostri centri specializzati, con l'impegno che abbiamo fatto anche nell'ambito della genetica, della ricerca e della scienza per far sì che la presa in carico del tumore alla mammella fosse qualcosa di strategico, centrale nei programmi di governo sanitario. Ringrazio le associazioni, qui una rappresentante importantissima, Europa Donna, Salute Donna, l'IT, il lavoro che voi fate e state già facendo in questo mese di ottobre, ma che in realtà fate tutto l'anno nell'ambito dello screening e della prevenzione, è un lavoro prezioso. Quindi qui permettetemi di ringraziare, oltre a voi, i tanti volontari, le tante volontarie che animano questo lavoro prezioso che dà la possibilità alla Regione Lombardia di dire davvero ci siamo sulla prevenzione, siamo presenti sulla prevenzione, con iniziative di welfare community dove si lavora con i sindaci, con il territorio, con le associazioni. Abbiamo visto in questo mese di ottobre che negli anni passati una collaborazione speciale, unica, meravigliosa, che ci rende orgogliosi, lasciatemelo dire, di essere lombardi. E voglio ringraziare tanti medici, infermieri, personale sanitario che in questo mese specialmente dedica gratuitamente tanto tempo per svolgere gli screening e quindi la prevenzione per tutte quelle donne che in queste settimane si recheranno in tanti appuntamenti previsti. Non la voglio fare lunga, con questa iniziativa andiamo in continuità con quanto fatto fin da subito, e ringrazio il mio presidente Fontana che già dall'inizio dei primi mesi in cui ci insediamo nel 2018 mi chiese la possibilità di scrivere sul pirellone una frase che ricordasse l'importanza della prevenzione, l'importanza di ricordare questo mese di ottobre. Colse subito l'occasione, pur dovendo poi cercare di gestire regolamenti, norme, eccetera, che non erano di facile e immediata interpretazione. Lo abbiamo fatto perché ci crediamo, lo abbiamo ribadito l'anno scorso anche lì con una bellissima iniziativa patrocinata dalla Commissione con l'onore di presiedere, e quest'anno, in epoca Covid, abbiamo pensato comunque in un momento così istituzionale importante quale il Consiglio regionale, dedicare tempo, energia e passione, qualcosa in cui crediamo tutti quanti. Andremo avanti, continueremo, perché, e chiudo davvero, la prima causa di morte per le donne sotto i 50 anni resta il tumore alla mammella, e la prevenzione è la prima arma per combatterlo. Quindi prevenire è fondamentale e dobbiamo continuare. Grazie. Grazie, Presidente Monti.